E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio sulla mia carriera. Oggi faremo un po' di lavori, questo sto finendo di vendemmiare almeno la parte qua a casa, dopodiché farò il trasferimento mezzi nell'altro appezzamento che ho nel campo 1, 2 e 3. E dopo sì, devo andare anche a vendere l'uva che c'è dentro il rimorchio. Poca resa quest'anno, ma colpa semplicemente dal... Sì, del trasferimento di carriera che mi ha fatto perdere in pratica la parte di fertilizzazione del terreno. E purtroppo ero già agosto, non potevo fare la doppia fertilizzazione e non avevo neanche il tempo di farne una sola, perché ormai era quasi fine agosto quando che ho trasferito il tutto. Diciamo che ci accontentiamo, non sarà un'annata record, ma mi fa insomma abbastanza arrotondare i conti, ecco, così. Inizio anche un po' a restituire i debiti che ho già iniziato. Diciamo che il biogas funziona al massimo delle sue potenzialità ultimamente, anche perché le vacche fanno abbastanza letame, abbastanza liquame, quindi bene o male riesco sempre sia ad avere il biogas abbastanza pieno e quindi una buona produzione. Dopodiché, vabbè, ho risolto la parte del problema del digestato. Sì, del digestato che ne avevo sempre troppo. Adesso riesco a fare con il separatore, riesco a trasformarlo abbastanza velocemente. Così mi dà anche la possibilità di aver comprato un spanniletame per così anche da sbolognar via un po' anche tutta quanta il letame che è in eccesso, che magari non si sì, dentro il biogas ce n'è anche troppo, anche perché io adesso ho finito la fermentazione di quello che ho recuperato del vecchio insilato. E quindi quello adesso dobbiamo fare anche la razione dopo. Sia le vacche da carne che a quelle da latte, devo trasferire due vitelli e devo iniziare a sistemarmi un po' i campi per iniziare le semine ripieghiamo questo. Dei primi raccolti, insomma, di orzo e frumento. Adesso devo un attimo aprire l'Excel, così guardo tutti quanti i campi, come sono le rotazioni. Adesso, io porto via questo qui e andiamo sia il campo 1 che il campo 2. E anche lì, ovviamente, ho perso la fertilizzazione, però. Oh, ci accontentiamo. Quest'anno facciamo quei pochi litri che facciamo, li facciamo e ci accontentiamo. Ho già raccolto tutto, devo passare la rotante qui e invece userò la cosa, la Valentini, quindi la fresa vera e propria, sul campo che ho passato il Reaper, perché quest'anno non ho voluto arare su tutti quanti i campi di mais, perché sarebbe stato altrimenti una perdita di tempo, perdita di tempo nel senso che ci vuole tempo per fare tutto il lavoro e quindi ho voluto, ecco, evitare quest'anno. Invece di entrare dal cancello, quasi quasi entro da dietro. Adesso devo vedere un attimo. Pensavo di già qua a settembre di trinciare il pastone, ma in realtà il mais non è ancora pronto per la raccolta e quindi dovrò aspettare il prossimo mese. O il prossimo ancora, perché non tutte quante le piante maturano nello stesso periodo, perché le avevo seminate in periodi diversi. Tra l'altro ho visto lì giù in fondo i pioppi che sono cresciuti abbastanza. Adesso questa qui la parcheggio qua da qualche parte. Aspetta. Diciamo così, lo mettiamo un po' all'ombra. Aspetta che adesso sbattiamo. Lasciamolo qua, va. I pioppi lì sono cresciuti quasi del tutto, vediamo 9 metri, 9 metri e mezzo, manca l'ultimo stadio, quindi penso che a dicembre taglieremo. Vedi, alcuni sono di quelli di primo raccolto sono già diventate pronte, quelli di secondo purtroppo devo aspettare un po'. Ma il primo raccolto ho fatto trinciato, ho fatto 410.000 litri di trinciato, buono, devo dire che mi accontento, qua abbiamo 10.000 litri di... Mi accontento anche di questi, sinceramente. Nulla, nulla da dire, anzi. Sono pur sempre con 0,50 centesimi al chilo, più o meno. Uva rossa anche, giusto? Più o meno, sì. È quello il
la valutazione qua nelle nostre zone circa, poi dopo dipende ovviamente la varietà. Comunque, spero di farci, cos'è che sono, 10.000 litri, 500, 5.000, 5.000, no, 5.000 euro, sì, 5.000 euro. Vediamo adesso. Devo passare la Valentini su questo campo qui, perché ci avevo passato Reaper, ho fatto... Sono stato un po' troppo sotto. No, adesso c'è la macchina. Ok, come dicevo, devo passare la Valentini su questo campo qua che ho fatto, passato il Reaper, perché ho fatto la falsa semina, diciamo così. Così è uscita l'erbaccia, mi passo sopra la fresa e poi dopo semino, senza nessun problema. Ma ho voluto velocizzare sta cosa per semplicità. Andiamo a scaricare qui. Io la vendo sempre qua, poi dopo ci sono altri punti vendita nella mappa, però sì. Scarico in cantina, non mi interessa il prezzo, anche perché il prezzo sale di solito intorno a giugno, se non ricordo male. Sì, a giugno, ah, sì, giugno-maggio. Che arriva il prezzo massimo. Però intanto non so dove metterla nel mentre, nel senso che è un po' difficile che nella realtà si metta via. Noi ci vediamo adesso, vendo sta poca uva qua che prenderò 2 euro in croce, a vedere così. No, ma 5.000 devo prenderne. Sono sui 500 euro circa. 5.000. Più, vabbè, l'ha reso in più del raccolto. Vabbè, noi ci vediamo dopo che torno in farm, che devo fare due spostamenti anche di vitelli. E così non vi evito da tutta la strada fino al deposito in buona sostanza. Bene, io sono tornato a piedi, diciamo. E intanto, allora, devo vedere qui che abbiamo 6.000 litri e buttare un po' anche di paglia. 40 animali, 63.000 litri di liquami, quasi quasi sarebbe anche da svuotare la vasca. Questo è il 95%, vabbè, utilizziamo intanto quello vecchio. E qui ho 6.000 litri di cibo, 1.000 litri di latte, un po' anche di paglia qua non sarebbe una brutta idea, il liquame sarebbe da toglierlo. Allora, bellissime, queste cose qua stupide mi piacciono sempre. Allora, no, nel senso, questo è uno sfizio personale. No, mi serviva un trattore piccolo perché altrimenti dovevo spostare gli animali con, non lo so, col... Il trattore più piccolo che ho qui forse è il Class, l'Arion, da 650, che mi faceva un po' ridere. L'ho preso sto a fare qui, che è una cavolata che è stata fatta in un momento di problemi mentali da parte di chi mentre facevamo la mappa è abbastanza, sì. Che tra l'altro è fatta anche bene, tra l'altro, come mod, nel senso è bella dettagliata, fatta bene con le sue configurazioni eccetera eccetera. Questa tra l'altro è la versione vecchia, non è l'ultima che è uscita, però vabbè, parte quello. Allora, a me serviva per trainare questo biroccio qua, che mi serve per portare in giro i due animali là che porto in giro ogni tanto, perché se mi vengono fuori dei maschi li porto a ingrasso praticamente, perché ho visto che non vale la pena lasciare venderli subito, perché prendi 50 euro in croce e vale ben poco. Allora, apriamo questo, va là. Non è più disponibile, ma se ti devi... Mail, quindi sposta sul rimorchio, quanti ne ho? Uno solo, per fortuna, e dopo sembra di averne un altro, questo. Ok, ne trasferiamo soltanto due, sì, due. Anche perché più di due non è che ne tiene, quindi... Ah sì, non mi metto qua ad aprire e chiudere cancelli, che divento abbastanza scemo, cioè nel senso non è che divento scemo, però sì, è una cosa che per me trova il tempo che trova, anche perché magari più delle volte devi chiudere altri cancelli, quindi...
Diciamo che li lancio dentro. Allora, sono 50 kg. No, nel senso. Lasciamo stare. Mettiamo via questo. E andiamo a fare il cibo perché ho bisogno. Poi bisogna iniziare anche un po' a fare un po' di preparazione del terreno, così iniziamo già anche a seminare quasi quasi. Anche se siamo al primo giorno di settembre, è meglio prenderci avanti. Quasi quasi poi dopo potrei fare, adesso vado a vedere un attimo come è presa la medica, perché l'ultima volta che ho tagliato ho fatto un po' di fieno su due campi, giusto per avere la sicurezza di avere due o tre balloni in più, anche se ho visto che le vacche mangiano il giusto adesso, quindi magari potrebbe arrivare insomma un caro miscelatore nuovo, che è quello che praticamente in settimana ho mandato al Modab, sperando che avanti domenica me lo testino, che vediamo cosa dicono, se lo accettano oppure no. Questa quasi quasi la taglio. Così domani la taglio, domani. Così settembre, secondo giorno di settembre, dopo ne ho altri due. Semine. Devo svuotare il biogas. Ho un po' di lavori da fare, insomma. Mettere a posto la Cressoni che va in giro. Mettiamo giù questo qui. Quella è mi storta perché quando la bassi sta storta. Papà, questo qua è dietro, questo qua è davanti. Ok, chiudiamo questo che avevo aperto, altrimenti ci moriva dal caldo. Allora, questa qua la portiamo sul campo qua accanto, che facciamo la parte di arato, diciamo. Non diciamo, è arato, punto. Cibo alle vacche. Qua non so nemmeno io, volevo perché mi serve per fare anche la granella, non so quanta granella mi serva, perché adesso ultimamente faccio la razione completa sempre, non faccio più come una volta che facevo una razione completa, un'altra magari solo ed esclusivamente fieno e insilato, adesso faccio un pochettino più complicata come cosa, e soprattutto il fatto di avere aumentato un pochettino le dosi, che adesso ho modificato un altro po' la razione mista. Allora lui va avanti tranquillo, spero. Questo taci che è rimasto il pH, spero che non si sia buggato il pH, per lui no. Qui è vuoto, se non ricordo, questo qua è 25.000, qua è vuoto, qua è vuoto, facciamo un controllo che è così. Questo quasi quasi lo. No, non lo accendo ancora. Aspetto che vada giù un po' questo. Questo è quasi pieno. Ecco, quello è quasi pieno. E io dovrei buttare dentro altri liquami dentro perché ne ho 60, 60, 30, 90, 100.000 litri quasi di liquami. Mi serve un trattore per attaccare a quello. Perché devo dargli la paglia. Oggi mi sa proprio puntata di. Diamo le razioni miste agli animali. Purtroppo. Quasi quasi faccio anche la screen, non è che ci sono. Per le ultime volte che ci vede questo carro qua, perché sì. E le sue ore le ha fatte, dai, bisogna dirgli, non si può dirgli niente, nel senso che il suo l'ha fatto. Dovevo dargli, sì, giusto, scusatemi, mi sono perso un attimo nel chiacchierare. Oh, papà, devo andare di là. Andiamo a prendere intanto un po' di insilato, che così di solito vediamo un attimo, 22 sui 6.500 litri, 7.000 litri di insilato. Sì, io con il carro qua ormai faccio le corse. Aver messo giusto le trincee qua la vedo un po' molto, diciamo, produttiva, ecco, dai. Spero di produrre abbastanza trinciato. Non mi si apre più la trincea. Ogni tanto le trincee con la Mais Plus, ho notato, adesso non so se è la Mais Plus o
di suo, ma comunque me le fa su tutte quante le trincee, quindi non le apre più. Una volta che sei passato non le apre più. Io risolvo con l'XML in pratica. Basta, 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 basta. Sono andato un po' oltre. Questo lasciamolo qui. Col Valtra, dai, che così. Sì, entrare dentro qui è stato divertente. Cioè, sei sicuro divertente. Ma comunque. Allora, questo. Staccami per piacere dietro. Va là. La marcia normale. Tra l'altro dovevo prendere anche lo Scorpion, perché senza quello non tiro su niente. Adesso andiamo a prendere anche lui. Che basterebbe, sinceramente, basta prendere la balla, buttarla dentro nella stalla, però facciamo le cose fatte bene. Ogni tanto faccio così perché, soprattutto quando magari manca tante balle, quindi. Allora, mi conviene per semplicità e velocità. Soprattutto se stai facendo altri lavori. Fare sto lavoro qua. Che anche se non è realistico al 100%, questa qui ha l'automatico. Mettiamolo manuale, va, perché altrimenti si diventa scemi. Allora, questo qua non l'ho ancora sistemato. L'ultimo, se non ricordo male. Perfetto. Sì, c'ho ancora le dimensioni del Farisin. È un po' strano averlo. Questa cosa qua che è più grande, però. Mi devo abituare con calma ancora. Giustamente. Ma neanche un'ora di lavoro. L'altro ne avevo fatte 10. Allora. È vero. È vero, è vero. Mi sono dimenticato. Questo qui è ancora l'attacco del Farising, che Farising aveva l'attacco caricatore frontale, quello da trattore. Allora, prendiamo su due palloni, perché ne mettiamo uno dalle vacche e uno dai bovini. Uno dalle vacche e uno dei bovini, sì. Uno dalle vacche e uno dai tori. Tori, vitelli, insomma. Tutte quante le volte che succede in campagna non succede mai a casa, perché giustamente. Tra l'altro la cosa brutta è che ha un braccio un poco sensibile sto carro qua. Non è molto sensibile come. È molto duro, diciamo. Devo un po' aumentargli la sensibilità. Sul Farisin era un pochettino più veloce. Tra l'altro, avendo comprato la moto agricola, il trabattino di trattore là a 30 cavalli, 25, quelli che ha insomma, stavo pensando di. Velocità. Stavo pensando di fare tipo un orto là su quel campo a fianco alla stalla dove c'era una volta la brava. Hai capito tu cosa dovevo fare? Non hai capito una. Vabbè, facciamo prima perché altrimenti qua viene notte. Quasi quasi volevo fare tipo un po' di orto, metterti giù un po' di magari qualche. Ah sì, giusto, questo qui, questa cosa qua, soltanto qua la paglia. Di mettere giù un po' di patate, le carote, tipo robe così. È solo che spendere tutti quanti i soldi per avere le attrezzature, non so quanto valga la pena per fare due carote in croce e due patate. Però ogni tanto ti stanchi a fare sempre i soliti lavori, soprattutto questi qua che prendi. Prendi la cosa, non prende bene sul trigger, eccetera, eccetera. Quindi quasi quasi. Ma
Magari una serra, quella cosa delle serre dietro che è un pezzo che sto pensando, una serra non ci starebbe male. È uscita la paglia nel mentre. Dai, vai indietro, dai. Ricarichiamo l'ultimo pallone. Così andiamo di là, che di là è un pochettino più largo. Magari se aprivo la porta era meglio, però. Là, devo vedere come aumentargli la sensibilità a sto braccio perché. Cioè, consumo la scrivania a suon di tirare il mouse in giro per il mondo. E voi mi dite, eh beh, sono i più fortunati che hanno il joystick. Io non sono così tanto fortunato, non ho il joystick nel volante, però ci si adatta in qualche modo, non mettermelo lì a fare. Anche il mio cervello che ormai è caput. Mi voleva metterlo lì il telescopio, così dopo quando dovevo parcheggiare questo tiravo quattro madonne su di me, perché giustamente è colpa mia. Aspetta che chiudiamo questo, questo. Là. Non andiamo di là. Ricordarsi mai fare le puntate la sera, tipo dover entrare dall'altra parte perché altrimenti non ci passi. Addio. Questi lavori qua perdi praticamente un'ora di gioco soltanto per dargli da mangiare alle vacche e sistemare tutto. Però è il bello di sto gioco perché altrimenti c'è l'F12, nel senso. Adesso mi becchi il trigger. Ah, è già là sotto. Ops. Questo dovrebbe prenderlo su tutta quanta la stalla in teoria. Bene, perfetto, dopo aver quasi fatto esplodere il lanciapaglia, abbiamo fatto anche questa. Adesso parcheggiamo lui qua, ormai anche questo qua ha 30 ore, ormai lavoro, infatti inizio ad avere i trattori abbastanza avanti con le ore. Dovrò pensare a dei sostituti, soprattutto sia qui al Valtra che al John Deere. Mettiamolo giù così va intanto. Caro miscelatore, vacche da latte. Allora, quelle da latte. Abbiamo preso su il trinciato. Ah no, sto facendo quelle da carne. Ah, perché ho lasciato quelle da carne perché sono l'ultime che ho fatto. Allora, vabbè, adesso un po' di fieno. Fieno pastone. Spezzato, un po' di barbabietole. Il grano, quindi la farina d'orzo o di frumento, insomma, faccio entrambe, quindi giusto perché non c'è una specializzazione, mettiamo giù medica, va. Giusto perché non c'è una specializzazione su farming, quindi facciamo un po' tutte e due, che va bene lo stesso. Allora, magari per tempo, e soprattutto perché devo uscire, perché devo sistemarmi la trincea benedetta. Perché altrimenti non ho il trinciato per le vacche da latte. Facciamo soltanto una razione per adesso, l'altra faccio la faccio. Sì, la faccio in privato. Privato, no, in off camera, insomma. Adesso. Spezzato. Vai, vai, che tanto ce ne serve abbastanza. Ui, basta. Questo qui è l'orzo, basta, basta, fare retromarcia. Sì, non ne uso tanto, uso di più le farine di mais e il mais soprattutto per i bovini da carne. Questo un altro po'. Cerco sempre di metterlo in mezzo, nel senso che
Giustamente non ho più i valori tutti quanti uguali, quindi me lo faccio andare bene lo stesso. Qua accendiamo la coclea, va. Inizia a riempire con calma perché ci vuole del tempo qua. Tanto alla fine le vacche, sì, le vacche da carne non è che, sì, i tori non è che mangiano chissà cosa, anzi, una cosa come 7.000 litri al mese, sì, al giorno, quindi faccio una razione al mese più o meno. Sì, non hanno un grave consumo, ecco. Questo ne vuole veramente poco, tipo 2%. Io adesso qua avrei praticamente aggiunto un pochettino di trinciato di mais, di solito faccio così. Ma purtroppo non ne ho adesso disponibile, vabbè, 19.000 litri sono più che sufficienti, anzi. Ho detto, sì, non consumano tanto, quindi consumano esattamente 6.600 litri, quindi nulla di impressionante. Da mangiare l'abbiamo dato, qua abbiamo 26.000 litri, a posto, perfetto. Serve da spostare i liquami, ma adesso ho il 7.28 attaccato all'erpice e il 9.36 attaccato alla presa, quindi non farò nulla adesso. Adesso piuttosto vado a farmi un giro qua con lui. Ehi, accenditi. Lift. Ok. Anche lui qui devo fargli manutenzione, ho un po' di paura di vedere quanti soldi mi costa di manutenzione. Che quest'anno mi sa che 5.000 euro di manutenzione mi salta saltano fuori qua. Sto vedendo che è abbastanza consumato. Giustamente a 22 ore e 2. Ah, tra l'altro è uscita la mod quella del consumo dei trattori, nel senso consumo della manutenzione dei trattori. Adesso non so se qualcuno l'ha mai usata, se qualcuno l'ha usata nei commenti magari una informazione in più mi farebbe bene, però ho paura che vada tipo in conflitto con altre cose, con altre mod magari. Ciò dico io, paura mia, nel senso, potrebbe essere infondata, eh. Però, giusto per non aver problemi nel mentre, ecco, mentre che la uso, magari ci sono dei problemi. Però dovrebbe essere fatta bene perché ti dà un po' più di realismo dal punto di vista. I trattori si consumano di più se hanno molte ore, quindi ha senso cambiare i trattori dopo 8 ore. Si rompono, non quando sono troppo usurati, fanno fatica a accendersi, hanno problemi. È una cosa da quello che ho visto nei video, quindi sì, nel video di presentazione tra l'altro. Quindi sì, era una cosa così, una curiosità più che altro, anche perché mi piace giocare abbastanza surrealistico, ecco, non troppo, perché dopo diventa troppo complicato, troppo pesante anche. Però sì, ecco, quella cosa lì, così mi dà anche il senso di cambiare i trattori, perché ho trattori da 30 ore lì e alla fine, cioè ci faccio ben poco alla fine, cioè non sarebbe neanche da cambiarli perché tanto non ha senso. Spero insomma di prendere anche tra l'altro. Ha finito il lavoro. Strano che non si sia incastrato in qualche oggetto. Comunque, spero insomma anche di comprare qualche altro campo. L'idea è finire di comprare la zona dove c'è il 66. Quindi 65, 66, 67 dovrò comprarli tutti quanti. E poi il 76-77, quindi farmi tutto quanto la zona in buona sostanza intorno alla farm di campi. E dopo lì si vedrà di acquistare un altro trattore abbastanza grande, perché poi qualche macchinario in più sicuramente si userà. L'ho già comprato da 6 metri. C'è un 8R che quasi quasi pensavo di acquistare. Magari un 3-10. È un mezzo un po', insomma, tutto fare, tra virgolette, tutto fare perché è un trattore comunque grande, ma dà la possibilità di avere un po' di cavalleria buona. Anche se 8R gommato RT, pensavo l'RT, quindi il cingolato classico,
l'RX, oppure io sto facendo confusione tra i due modelli. L'RT. Sì, l'RX non. Ce ne sono in Italia, ma non li vedo molto agili, soprattutto in una mappa dove i campi sono abbastanza stretti o comunque piccolini, ecco. Ho modificato la texture sul gioco, ovviamente, per semplicità, anche perché sì, era già tutto pronto, della calce, che probabilmente è anche più carina. Ho fatto la calce sul modab, devo dire che da quello che ho visto su alcuni campi del computer, insomma, del PC, che avevano messo giù la calce, dovrebbe essere un pochettino, cioè visibilmente migliore rispetto a quella schifo che faceva su Farming, insomma, la calce che è bianca così, è una cosa inquietante a vedere. Comunque, vediamo un attimo qua. Qua non dovrebbe più crescere l'erba, spero. Spero di no. Non ho mai provato a fare sta cosa qua, cioè nel senso passare l'erpice dopo aver fatto, cioè passare la rotante o la fresa che sia dopo un erpice o un coltivatore o sì, un reaper, insomma. Va bene, lui è andato dentro nel fosso. Aspetta un attimo, lui è andato dentro nel fosso. Ha dato lavoro, sì, ma è andato dentro nel fosso. Cosa ho detto? Io sono andato dentro nel fosso. Perché lui si è fatto tutto quanto al fosso, io non dico niente, non dico nulla. Guarda che lo completiamo, che così. Sì, non volete, cioè io ho qualche problema ad utilizzare la cosplay. Non chiedetemi il perché, però sì, mi dà qualche grattacapo, se vogliamo dire così. Questo qui. Così intanto io sistemo anche questo. Sì, off camera più o meno la mia partita, tutto quanto sistema l'operaio da una parte all'altra, mentre stai facendo altri lavori. Che vabbè. Un po' di mano libera, intanto dobbiamo fare soltanto la fine del fosso qui. Mi ha lasciato indietro dopo un po' di testata, sicuramente, o da quello che ho visto. Comunque sì, qua devo trovare cosa mettere lì, cosa mettere su quel pezzo di terra lì che mi dà fastidio vederlo vuoto. Non mi dà mi dà fastidio vederlo vuoto dal punto di vista estetico, dal punto di vista di FPS e di gioco è molto meglio che sia vuoto. Però no, Vigneto Nuovo è troppo stretto, effettivamente. Belusera inizia a essere pesante da lavorare, da sistemare, o comunque il vigneto in generale adesso con queste ore di gioco qua che ho e con anche la carriera che ho inizia ad essere troppo dal punto di vista soprattutto di perdere di tempo, anche perché di solito lo faccio a dicembre i lavori sul vigneto, che è la parte peggiore, diciamo, è la potatura, che lì ci vuole un sacco di tempo ogni volta per fare i lavori. Dopo proverò anche ad utilizzare, ho comprato un forigo, l'erpice rotante, proverò a fare anche il lavoro sottochioma, sì, sotto in mezzo, interfilare, inseminare l'erba, dato che mi si è tolta, dato che ho cambiato il salvataggio. E vedrò anche come funziona quel bischero là, nel senso che dovrebbe funzionare bene, da quello che ho visto è fatto bene, quindi. È una di quelle macchine che effettivamente stavo aspettando. Sì. Mi erano arrivate informazioni che qualcuno lo stava facendo. Quindi sì, soprattutto dal punto di vista lavorazione vigneto, che reputo molto, cioè, molto scarse dal punto di vista di farming. Qualche modder riesce a fare qualche lavoro, ma è stata pensata male, e io continuerò a dirlo finché qualcuno non lo sistemerà, ma nessuno lo sistemerà. Penso, tra l'altro penso proprio che Farming di suo non vuole neanche più implementarlo. Ha qualche brutto presentimento dal punto di vista del futuro del vigneto, nel Farming 25, 26 che sia. Io spero che non esca presto, Farming nuovo, per un semplice fatto.
Entriamo in un discorso troppo lungo che adesso, come adesso, penso di aver superato di gran lunga il mio tempo massimo solito che impiego solitamente nel fare i video, ma ve ne parlerò nel mio punto di vista di farming, che secondo me dovrebbe aspettare ancora da far uscire un gioco o comunque implementare meglio quello che ha adesso qui. Però ognuno ha le sue idee, loro giustamente sono un'azienda e vedono più che altro il fatturato e non tanto la parte del gameplay o relativamente. In ogni caso, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Prossimo video sicuramente raccolte, devo raccogliere soia, trinciare bastone, tirar su granella e dalla granella fare una parte di spezzato di mais, quindi avrò un bel po' di lavoro da fare. Sicuramente qualche video uscirà abbastanza velocemente perché alla fine sì, ho finito di fare i lavori, alla fine settembre passerà velocemente. Una volta che ho seminato questo e raccolto l'uva, finito. E noi ci vediamo al prossimo video. Spero in settimana. Beh, dico così, però non è sicuro. Adesso vedrò un attimo quanto tempo ci vuole per far tutto. Ma comunque la domenica non vi lascio mai senza video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, ma non solo al canale, più che altro anche a Instagram, che vedo che ultimamente va poco, ma anche lì è un altro discorso. Ma è lo social che uso di più solitamente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!